Il giorno del compleanno di Zdeněk Zeman, 76 anni e non sentirli, modernissimo nelle idee, soprattutto nello spirito, vero esempio di longevità sportiva e non solo. Sotto questo profilo Zeman mette d'accordo tutti, per il resto il boemo ha sempre diviso, prendere o lasciare, mai una via di mezzo, il suo tipo di calcio è un unicum, non esistono imitazioni, un calcio che ha fatto discutere ma anche e soprattutto entusiasmare. Di certo Zeman lascia sempre il segno, così il boemo nell'intervista realizzata per il quotidiano Il Centro da Giovanni Tottodonati. Oltre mezzo secolo però trascorso in panchina, visto che lei iniziò giovanissimo, come ci si sente? Come prima, io ormai non mi pesano più, nel senso che da un po' di tempo mi sono tranquillizzato e continuo a fare quello che mi piace, quello che è importante per me. Sempre con lo stesso entusiasmo? Con la voglia di fare qualche cosa. Ma il calcio non l'ha mai annoiata? A farlo no, a vederlo spesso. Quando le partite non offrono spettacoli gradevoli? Purtroppo anche le mie squadre non sempre danno spettacolo. Sull'argomento sua moglie Chiara cosa pensa? Nel senso, non è mai detto basta Zdeněk? Mi ha detto di smetterla, sì. Non le ha dato retto? Ma io se sto fermo mi annoio, non c'è niente da fare, così cerco di poter essere utile a qualcuno. Come sta la squadra? È al top o quasi? No, al top non può essere, non ci sarà mai. Però stiamo lavorando per cercare la nostra figura, poi penso che problema di playoff è sicuramente che in tutto squadre si giocano un posto in un mese, cioè magari gente che la squadre che cominciano ora, dopo domani o domani, dovrebbero fare 10 partite in un mese, che non è umano. Quindi non le piace questa forma, mi sembra di aver capito. No, vabbè, che è slittato per problemi che si potranno e dovevano risolvere prima, per come hanno risolto l'anno scorso con Catania, che è stato espulso a 2 giornate da campionato, poi hanno falsato così anche campionato, ma si sanno le condizioni in cui sono le società. Credi o no nella promozione? Cioè il Pescara ha i mezzi, le potenzialità per arrivare fino in fondo o no? Pescara ci deve provare, poi se si dimostra superiore agli altri io me lo auguro, ma non sarà facile. I principali favoriti ci sono? Per me no, per me è come la Champions, è una lotteria. Nessuno? Non puoi giocare male e vincere. Almeno una squadra, mister, le sembra un po' più attrezzata. No. Dicono, mister, che sia molto felice di essere tornato a Pescara, è la verità o no? Così si dice in giro. Vabbè, si dice, io l'ho accettato con piacere di tornare a Pescara e lo prendo pure lì, che vorrei fare ancora qualche cosa per Pescara. Spero che facciamo qualche cosa, anche se non credo che sarà facile. Rapporto con Sebastiani buono? Attualmente è buono. Perfetto. Ha letto l'intervista che uscita oggi sul Centro? No. Sì. Me l'hanno detto. Vorrebbe che lei restasse anche se il Pescara non dovesse centrare la promozione. Resterà anche l'anno prossimo, Zeman? Vabbè, mi fa piacere che l'ha detto, poi tra dire e fare ci sono un po' di differenze, ma io cercherò di far di tutto per poter continuare. Quindi la sua intenzione è quella di restare a Pescara, mister? Se ci sono presupposti. C'è qualcosa di particolare, presupposti? No, presupposti vuol dire che io per ora c'ho tutto, non mi posso lamentare di niente.